io aspetto sempre la telefonata dal pescatore che mi dice che ha catturato delle tartarughe e quindi mi invita a venirle a recuperare. Tutto nasce ovviamente da un'azione che mira alla salvaguardia di questa specie. Poi perché lo faccio? Lo faccio perché lo sento, è una cosa che devi sentire più che altro. Pasquale, hai visto che bella questa? Bella. Questa è bellissima. Piccola piccola. Diciamo che la giornata ha un inizio, non ha un inizio, un orario di inizio. Io aspetto le telefonate o i messaggi perché oggi la tecnologia è avanzata, quindi praticamente anche su WhatsApp e sui social mi arrivano le diverse segnalazioni. Proprio nell'ambito di questa collaborazione che è giornaliera, solitamente mi vede sempre impegnato intorno alle 7, 6 e mezzo, 7 la mattina, devo stare nel porto di Bisceglie, subito dopo rientrano le barche a Trani, quindi devo essere presente intorno alle 8 a Trani. Carico le ultime tartarughe a Trani e nel pomeriggio arrivano già le altre tartarughe nel porto di Bisceglie, Molfetta e Trani. Quindi è un continuo che poi si chiude anche in orari notturni. Ad esempio a mezzanotte o alle 3 di notte rientrano altre barche sempre a Bisceglie o a Trani. È un'attività che dura praticamente dal lunedì al venerdì, che sono i giorni in cui i pescatori escono, effettuano la pesca a strascico, ed è un periodo ovviamente che parte dai primi di ottobre fino ad aprile. In questo lasso di tempo è più facile che i pescatori possano catturare accidentalmente le tartarughe. Pasqua, 7 tartarughe mi ho picchiato, Pasqua! 7! 7! Alla collana! Appena la tartaruga viene conferita alla nostra Sea Turtle Clinic del Dipartimento di Medicina Veterinaria, vengono fatti immediatamente i primi rilievi clinici, quindi stato del sensorio, idratazione, eventuali stress, e poi vengono valutati se ci sono traumi esterni. Dopodiché si passa agli esami collaterali, ovvero sia esame radiografico e all'occorrenza, qualora si sospetti qualche patologia, uno screening completo dello stato ematologico. Chiaramente tutto viene anche associato ad un esame neurologico, perché questi animali, che provengono per la maggior parte dal centro di recupero WWF di Molfetta, sono stati catturati, specialmente in questo periodo, sono stati catturati con le reti a strascico, e quindi chiaramente la permanenza all'interno del sacco della rete per tanto tempo implica, oltre a una situazione di stress, anche coinvolgimenti che possono andare o dalla sindrome di annegamento, perché l'animale viene costretto a rimanere nella rete e non può risalire e respirare, fino a problemi di gas embolismo per la rapida risalita in superficie. A seguito dei rilievi clinici e diagnostici c'è la possibilità che l'animale non presenti alcuna alterazione e quindi viene immediatamente liberata, quindi facciamo una sorta di opera di day hospital.
mentre se rileviamo patologie, come dicevo prima, da annegamento piuttosto che da gastroembolismo, oppure rileviamo lesioni delle pinne, degli arti che necessitano un ricovero e una cura, permangono presso la nostra struttura fino a che sono restituibili al centro di recupero, che deve chiaramente osservare un periodo di riabilitazione, di adattamento, prima che l'animale poi venga definitivamente liberato. Allora Pasquale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 te le puoi portare, mentre Neto, che ha grave gastroembolismo, deve restare qui ricoverato. Ok, ok.